Buongiorno a tutti, ci troviamo nell'atrio dell'ospedale Fornaroli di Magenta. Sono qui col dottor Ettore Frillati per spiegarvi una nuova applicazione che faciliterà le procedure di prenotazione in ospedale. Perché verrà ancora, Allora, racconti lettori e videatori di quale applicazione si tratta e perché è stata effettuata. Che fa? Si tratta del servizio che consente di salutare la coda al CUP, l'abbiamo attivata per ridurre i tempi di attesa al CUP e praticamente consente di risparmiare tempo prenotando l'accesso agli sportelli CUP. Cosa bisogna fare per poterlo ottenere? Per poterlo ottenere si può scaricare l'app Zero Coda direttamente sul proprio telefono cellulare oppure si può anche aggiornare all'indirizzo http://artex0coda.it che vi daremo poi nell'articolo scritto. In questo modo si sceglie la struttura e l'orario in cui si vuole accedere al CUP, basta presentarsi 5 minuti prima e si verrà chiamati nell'orario che si è prenotato. Allora, se ho capito bene, per evitare le code al CUP, quindi dove si devono comunque effettuare le prenotazioni, uno che volesse evitare la coda scarica l'app, si prenota per il giorno in cui dovrà trovarsi materialmente al CUP a chiedere la visita o la specialistica o appunto la prestazione ospedaliera. E questo per quello che riguarda le prenotazioni. Sì, anche il pagamento. È possibile prenotare l'accesso al CUP per effettuare qualsiasi tipo di servizio. Perfetto, quindi qualsiasi volta che non si abbia tempo di rimanere qua, prendere il numerino, aspettare, perdere anche abbastanza tempo perché a volte c'è molta gente che è in coda, basta scaricare l'app sul telefono e attraverso quest'app prenotare il momento e il giorno in cui uno può venire qua, fare la prenotazione e pagare direttamente. C'è però un'altra novità nell'ospedale, l'SST di Legnano. Per i pagamenti delle prestazioni medico-specialistiche, cosa si può fare per evitare di venire materialmente poi a fare il pagamento? Sì, per tutte le prenotazioni decorrenti dal 1° di ottobre è stato attivato il sistema PagoPA, che non è altro che un servizio che consente di pagare le prestazioni attraverso la banca oppure altri vari prestatori di servizio che possono essere le poste, i tabaccai, gli sportelli bancomat, comunque con varie modalità che consentono di evitare di recarsi al CUP e quindi di pagare la prestazione con le modalità diverse. Cosa bisogna fare per ottenere questo servizio? Il servizio è automatico in quanto al momento della prenotazione viene stampato, laddove si è eseguito anche al CUP, viene stampato un avviso di pagamento che riporta un codice univoco che deve essere utilizzato per il pagamento. In caso di prenotazione effettuata telefonicamente al contact center regionale, questo numero potrà essere rilasciato direttamente dall'operatore telefonico. Comunque, in ogni caso, la prenotazione è visualizzabile anche attraverso il fascicolo sanitario elettronico e accedendo al fascicolo sanitario elettronico è possibile pagare da lì direttamente la prestazione. Un'ultima cosa, io ce l'ho già da tanto tempo, però ci sono dei pazienti che magari non hanno ancora il fascicolo sanitario elettronico. Per ottenerlo bisogna fare che cosa? Per ottenerlo è possibile recarsi qui agli sportelli CUP e chiedere l'abilitazione al cosiddetto GAS, alla gestione dei servizi di accesso al servizio del fascicolo sanitario elettronico. Perfetto. Viene rilasciata una password temporanea e quindi poi diventerà definitiva con il numerino che viene dato al telefono cellulare. E ricordatevi che ogni qualvolta entrerete nel fascicolo sanitario elettronico dovrete avere a disposizione la tessera sanitaria, perché una parte dell'ID del fascicolo sanitario elettronico è la tessera sanitaria. La password del fascicolo sanitario elettronico andrà cambiata ogni 6 mesi, quindi tenetela da conto, perché se vi capita per esempio di effettuare un'entrata nel fascicolo sanitario elettronico e dopo tanti mesi ritornare, non sarà più valida. Grazie dottore e grazie a voi dell'attenzione. Adesso per vostra maggiore informazione vi facciamo vedere una simulazione, un esempio pratico di come avviene attraverso l'app Zero Coda la prenotazione del posto al CUP. Prego. Dal vostro telefonino, avendo scaricato l'app, basta schiacciare.
accedere al servizio, scegliere la struttura, possiamo fare l'esempio del Fornaroli di Magenta, servizi CUP, silenzio. Piccolo problema di connessione, però oggi scelgo di essere chiamato alle 15, confermo la prenotazione. Prenotazione inserita con successo, mi chiameranno col numero Z028, ricevo anche una mail di conferma di questa prenotazione. Quindi molto semplice, molto immediato, sì. abbiamo perso mezzo secondo, sì, per la connessione, certo. Però ok, ringraziamo il dottore.